ok io benissimo allora ehm, faccio partire una presentazione non slide one eccoci qua condivido il mio schermo Allora, queste sono alcune delle cose di, di cui parleremo oggi, ma eh, si vede il mio schermo? Perché qualcuno può accendere il microfono e confermarmi che vedete il mio schermo? E che mi sentite soprattutto? Mi si non si si vede? Vede? Perfetto. Allora, ah, lo vedo piccolissimo io. Adesso andremo nel dettaglio con lo zoom. Partiamo dai cosiddetti... GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Allora, eh, quando dico che eh, aziende come Facebook sono un potere economico, stiamo parlando di un eh, revenue, un profitto annuale che si aggira ai 70 mila miliardi, quindi 70 mila milioni, 70 miliardi di dollari che fa circa 35 dollari a persona. Quindi noi pensiamo di ricevere da, da, da Facebook un servizio gratuito, in realtà stiamo partecipando a un'attività aziendale che viene monetizzata con una media di 35 dollari a persona. Eh, queste aziende sono de, come dimensioni dei veri e propri stati nazionali, quindi la Apple ha eh, fa un, un fatturato più grande del prodotto interno lordo della Svizzera Amazon ha un giro di vendite più grande del più, della più grande catena di supermercati del mondo Facebook ha più utenti della popolazione cinese e Google ha, fa più profitti di qualunque compagnia mediatica del, del mondo di qualunque grande gruppo editoriale e mediatico quindi Stiamo parlando di questo, tipo di, di, di questo tipo di potere. Allora, come vi dicevo, questo tipo di potere non è solo usato per, ehm, per vendere prodotti o per pubblicizzare o per ehm, entrate pubblicitarie, ma è stato anche usato da questa azienda chiamata Cambridge Analytica. Che eh, si è innestata nell'attività della campagna del Brexit finanziata con un miliardo di dollari. Quindi un miliardo di dollari di annunci pubblicitari sono stati pagati a Facebook sul spalmati su una campagna di informazione, o più, o, o più correttamente, di propaganda, che è durata dieci settimane. Dopodiché il bersaglio era, come vi dicevo, chi votava per la prima volta e gli elettori apatici, gli indecisi, perché sono quelli i più manipolabili dalla eh, menzogna, dalla propaganda, dalla retorica di chi se usciamo dall'Europa avremo più soldi per il servizio sanitario. Quindi eh, sono state fatte delle vere e proprie, dei, dei motori, cerca de, della de gente, quindi eh, i dati sono stati raccolti anche dagli abbonamenti alla televisione, compagnia aerea, abitudini d'acquisto, anche la frequenza in chiesa come fa a saperla perché tu ti porti il telefonino e quindi Facebook sa pure quando sei nella prossimità della parrocchia, abbonamenti alle riviste. Tutto questo per creare dei profili molto specifici. Grazie alla raccolta massiccia di informazioni in rete fatta su milioni di persone. Quindi abbiamo il, il, il profilo dell'uomo bianco ansioso, giovani madri stressate, tineggere arrabbiato, votante indeciso. E in altre parole, queste aziende come Cambridge Analytica, basata sull'utilizzo di una piattaforma come Facebook e col giusto finanziamento di persone senza scrupoli che hanno voluto eh, rompere l'unità, la coesione politica di un intero continente, si sono costituiti dei motori di ricerca di persone. Quindi io ho bisogno di un certo tipo di bersaglio, di un certo tipo di bersaglio che può essere commerciale, pubblicitario o elettorale, io mi affido a queste aziende che mi aiutano a raggiungere chi voglio io. Eh, C'è un, un TED, un seminario in cui è spiegato molto chiaramente il ruolo di Facebook nella Brexit e le minacce alla democrazia. E voi vedete appunto che il referendum del Brexit si è deciso per una manciata di voti, che sono quelli che io associo a questa massiccia campagna di, eh, di, di propaganda sui social network. E dice Carol Cadualladre. Questo referendum è avvenuto nel buio, senza informazioni, senza un dibattito trasparente, perché è, 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 si è deciso come votare su Facebook e quello che succede su Facebook resta ad appannaggio solo di Facebook, perché tu vedi solo le notizie e poi questo flusso di notizie se ne va e, e non è possibile cercare nulla. Quindi non abbiamo idea di chi ha visto quali annunci, quale impatto hanno avuto e quale data. E quali dati sono stati usati per bersagliare queste persone. E qui partiamo da un primo principio nell'era dei social network. Quando guardo la pubblicità su un giornale, deve essere indicato chi ha commissionato quell'annuncio, se è un annuncio di propaganda elettorale. Nei social network e su internet, noi non solo dobbiamo sapere chi manda quel messaggio, ma dobbiamo rivendicare il diritto di sapere anche il perché. Perché sto vedendo proprio quell'annuncio? Perché sono stato profilato in maniera tale da ricevere quel messaggio? Perché tu mi hai schedato come uno che vuole vedere i gattini oppure si, si attiva se vede eh, notizie di cronaca etnicizzate dove i colpevoli sono sempre eh, gli stranieri? Perché mi stai facendo vedere quella cosa? Non solo chi o quale partito azienda me lo sta facendo vedere. E questa è la prima, eh, la, la prima realtà, e cioè che tramite la nostra attività in rete è stata eh, una intera nazione, è stata condizionata, e anzi un intero continente è stato condizionato nella sua dimensione politica da questo tipo di attività. E allora che cosa sta succedendo? C'è chi inizia a reagire. E stanno nascendo delle campagne di boicottaggio, quindi stop hate for profit, smettetela su Facebook di seminare l'odio per fare più baccano, per fare più bisticci, per avere più interazioni, per aumentare il valore della vostra azienda, lasciando carta briglia sciolta al discorso d'odio. E quindi c'è stata questa campagna in cui dicevo, care aziende, voi prendete i soldi del mese di luglio solo per un mese, mica per tutto l'anno, togliete i soldi che pagate a Facebook e Instagram per comprare annunci pubblicitari e destinateli altrove. E l'azienda la, la, Vance eh, ha detto che non solo togliamo gli investimenti per il mese di luglio, ma li utilizziamo per sostenere le comunità afroamericane attraverso l'empowerment, il potenziamento, i programmi educativi e espandere il nostro supporto a iniziative di pari opportunità eh, e di uguaglianza etnica. Eh, oltre al dato economico, c'è anche il dato culturale, e cioè che la morale che viene imposta su Facebook non è neanche la morale bigotta italiana, è la morale bigotta statunitense, per cui la statuetta di 30.000 anni, che magari in Italia va a visitare anche il parroco o il vescovo, viene bandita perché ci sono delle forme femminili, c'è un seno femminile e quindi non c'è solo una manipolazione culturale che si spinge fino a dipinti come questo, la libertà che guida il popolo, esposto al Louvre, è bandito, censurato su Facebook perché nel dipinto è raffigurato un seno femminile. E questo... Proprio questo dipinto è stato il primo contenuto che abbiamo pubblicato sulla piattaforma sociale.network, che è un'alternativa gratuita e decentrata a tutto questo sistema di aziende monolitiche come Facebook, Twitter, eh, Amazon e Google, eh, che in questi anni è stato messo in piedi con software libero e gratuito. Libero vuol dire che si può guardare dentro il software, il software non è una scatola nera dove non sappiamo che cosa succede, ma è un codice trasparente. Ma prima di passare diciamo, alle alternative, volevo chiedere a voi se avete delle domande su quello che ho detto fin qui. O è tutto chiaro o non si è capito niente. Faccio finta che sia stato tutto chiaro. Ok, quindi abbiamo visto che dietro le chiacchiere che noi facciamo eh, quotidianamente... Che Nicolò, Niccolò, dimmi. No, nulla, nulla, Io stavo soltanto riattivando il microfono per, per essere pronto. Comunque, è okay. assolutamente okay. chiaro e d'accordo. Allora, se mi avete seguito fin qui abbiamo visto come dietro le nostre chiacchiere, che possono essere chiacchiere tra amici o anche chiacchiere delle nostre attività culturali, politiche, associative e, e, e di volontariato, dietro le nostre chiacchiere c'è un sistema di gestione del consenso, delle, 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 delle nostre attività, di schedatura di quello che facciamo, ma non è la vecchia schedatura dove ti seguono per sapere personalmente quello che tu fai. E una schedatura di massa, sono i cosiddetti big data, le grandi raccolte di dati che poi vengono usate appunto per cercare in tutta questa grande massa di dati quali sono i profili, le attività, i segnali che mi possono far dire appunto quello è un adolescente arrabbiato, quindi gli faccio vedere la pubblicità degli skateboard, o quello è un elettore indeciso, e quindi gli faccio vedere la pubblicità del Brexit. Quindi c'è tutto un sistema nel quale siamo immersi. È un sistema che io considero, sia eh, da, da appassionato di queste questioni, che da ingegnere delle telecomunicazioni, la più grande concentrazione di potere della storia dell'umanità. Di fronte a queste concentrazioni di potere, ognuno decide come reagire. C'è chi dice: Vabbè, che dobbiamo fare? Questo è quando ci sarà qualcos'altro, andiamo da, qual da qualcun altro. C'è chi invece pratica la non collaborazione e dice no. Per esempio, io nel 2016 di fronte all'ennesima cosa che, 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 che faceva a cazzotti con la mia coscienza, ho detto basta, smetto di usare Facebook e non ho, ho smesso di scrivere. Non ho cancellato i miei dati perché i miei contatti sono sequestrati e, e è impossibile tecnicamente esportare tutta l'informazione che ho prodotto su Facebook. Quindi, e quindi resto lì anche perché molte persone conosciute negli anni di Facebook ho modo di contattarle solo lì, ma non alimento più la piattaforma con i miei contenuti. Per cui... Non do, non, non, non do più materiale per capire io chi sono, cosa faccio e, e, e cosa voglio. Eh, C'è chi invece della non collaborazione sta provando a costruire delle alternative ed è di queste alternative che vi voglio parlare. Eh, allora... Il koala, specie in via di estinzione, così come eh, un certo tipo di attivismo è ormai ad appannaggio di un numero sempre più ristretto di, di persone, eh, il koala è il simbolo di sociale.network, che è una tra le tante comunità di quello che si chiama fedi verso. Che cos'è il fedi verso? Il fedi verso è questa roba qui. Cioè, tutti questi, vedete, queste, tutti questi nomi che voi vedete. Ognuno di questi è un server, un, un sito web con una comunità. Vuol dire un gruppo di persone che dice: va bene, noi ci raduniamo, non facciamo più il social network generalista. Facciamo il social network dove c'è la gente che condivide un modo di pensare, un orientamento politico, culturale, un interesse, può essere un interesse musicale o artistico. Allora, che cosa succede? Che eh, queste comunità, anziché dover discutere ogni volta dell'ABC, vi sarà capitato sui social network di dover ripartire ogni volta dall'ABC, per chi si impegna nella società e nella politica, l'ABC sono la Costituzione. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e il diritto internazionale, che comprende una cosa banale che, se uno sta affogando in acqua, bisogna andare a salvarlo. Solo che ogni volta ci ritroviamo a discutere di questo ABC. E allora, per cominciare a discutere, a partire dalla D, sono state create, e, e per al tempo stesso sottrarsi a questo sistema di eh, potere tecnologico è stato creato un software libero che si chiama Mastodon e con questo software migliaia di persone hanno detto va bene, io mi costruisco una comunità. Allora, che cosa succede? Che queste comunità non sono gruppi di quattro gatti che parlano tra di loro, sono eh, gruppi che interagiscono tra di loro, cioè è come se la, il nodo, per esempio, un nodo che ha un orientamento eco-pacifista, che è il nostro sociale.network, è questo qui, interagisce con il nodo che ha un orientamento antagonista e che è stato fondato a Bologna, che è questo qua, mastodon.bida.im. Quindi che cosa succede? Che voi questa cosa la vedete funzionalmente equivalente a Twitter. Se io cerco il mio account... E lo apro, voi vedete un flusso che è funzionalmente equivalente a Twitter. Ma dietro il retrobottega di questo nodo, come di altri 5.000 nodi simili, eh, è completamente diverso. Perché, innanzitutto, si vede tutto quello che scrivono i nostri amici su Facebook e Twitter. Non è così. Quello che scrivono i vostri amici viene filtrato e voi vedete solo una selezione, una selezione che viene calcolata per massimizzare gli introiti pubblicitari, per massimizzare l'attenzione, per massimizzare le interazioni. Quindi se tra i vostri amici eh, c'avete lo zio cacciatore e voi siete stati profilati da Facebook come ambientalisti, ecologisti, animalisti, Magari di tutti i vostri amici, Facebook vi fa vedere solo la, eh, il post dello zio cacciatore perché così litigate, si crea un bel dibattito, arrivano pure gli amici di uno e dell'altro e eh, il traffico sul sito aumenta. Qui invece se io vado nella timeline, io vedo qua. Tutto quello che scrivono le persone con cui io sono in contatto in puro e perfetto ordine cronologico, senza filtri, senza controlli. Ed è il, il, primo, il primo requisito, la prima differenza. Quindi c'è un sistema funzionalmente equivalente, ma strutturalmente ehm, basato su principi diversi che sono principi etici e non orientati al profitto. Eh, la seconda cosa è che tutto questo si basa sul software libero. Software libero vuol dire che io posso guardare nel codice di sociale.network e in generale di tutti, i, eh, di tutti questi nodi basati sul software Mastodon. Posso vedere che cosa fa il software, la ricetta che cucina tutto questo insieme di attività. Voi dietro Facebook e dietro Twitter non sapete che ricetta c'è, non sapete come vengono utilizzate le informazioni che producete perché non è un software libero, è un software proprietario a codice chiuso. Codice chiuso vuol dire che noi non sappiamo come si comporta quel software che fa girare quella piattaforma. Quindi, eh, come vedete qui nelle caratteristiche del server, informazioni su questo server, c'è anche una policy, che è quella nostra, dove è vietata la propaganda politica fascista, sovranista, leghista, populista. Quindi, se volete quei contenuti, noi non vi censuriamo, ma ne andate a parlare altrove. È come se uno vuole venire a casa tua nel tuo salotto e dice io voglio parlare dei Marò. No, Marò puoi parlare dove vuoi, ma a casa mia decido io di che cosa si parla. Vogliamo parlare della torta di mele? Si parla della torta di mele. Se tu vuoi parlare di altre cose, lo fai. A casa tua quindi ci sono queste comunità culturalmente orientate e caratterizzate e eh, in cui ci si riconosce attorno ad alcuni principi qui siamo 635 utenti che hanno pubblicato 16.000 post e voi dite vabbè ma su facebook su facebook abbiamo visto qui Uh, su Facebook ci sono 2 miliardi, 2 miliardi e 200 milioni di utenti attivi ogni mese. Che cosa ci fate voi con questi 600 sfigati che stanno su di voi? Queste persone non vedono solo la loro comunità di 600 che stanno sullo stesso nodo, ma vedono anche possono seguire anche tutti gli altri. E quanti sono tutti gli altri? Lo vediamo su questo sito, che è di informazioni generali su questo sistema. Questo software, Mastodon, è usato su 3.000 nodi, e quindi decentralizzazione. Non c'è un Mastodon, ci sono 2.943 istanze Mastodon, cioè 2.943 siti, che utilizzano questo software che è a disposizione di tutti, anche voi se fate un gruppo locale cittadino potete fare un'altra istanza, installarlo per conto vostro. Mentre invece dall'altra parte abbiamo un Twitter, un'azienda, vari quant'era Twitter? Twitter 326 milioni di utenti che è quindi una concentrazione perché ogni utente aumenta il valore, il potere economico, il potere eh, culturale e tecnologico della piattaforma. Questo invece è un sistema decentralizzato e su questi 2.943 nodi ci sono 2.257.000 utenti. Come si fa a seguire gli altri? Io vado sull'altro sito, vedo chi c'è, vedo le attività che fanno, c'è la pata turchina, c'è la colonna solidale autogestita, che cosa fanno questi? Raccolta di generi alimentari e prodotti da distribuire a chi ne ha bisogno. Quindi sono persone che fanno iniziative di solidarietà a Bologna e non le fanno su sociale.network, le fanno su un altro nodo, su un'altra delle stelle di questa galassia che si chiama mastodon.bida.im. E allora io, dalla mia istanza, dal mio nodo, dalla mia piattaforma, da sociale.network, posso seguire questo utente dico che sono io follow e lo seguo e quindi che cosa succederà succederà che questa è la colonna di quelli che stanno a casa mia di quelli che stanno su sociale.network ma se vado nella timeline federata io vedo tutte le attività di tutti quelli che che vengo che sono seguiti da utenti della mia comunità su altri nodi quindi questa è la finestra che consente a questi 635 utenti di affacciarsi su questa galassia su questo universo e di interagire con altri potenzialmente con altri 2 milioni e 257 mila utenti allora eh... Faccio un altro intermezzo per raccogliere delle domande e vi chiedo se fin qui è stato tutto chiaro. Eh sì, chiaro, tutto chiaro, chiaro. Per me era... Io ho dovuto... Eh, quando ho realizzato l'intervista... A te, eh, per potere al popolo, in realtà eh, io avevo una vaga idea di quello che era il Fediverso. Ho dovuto leggere più volte che cosa fosse. Cioè, quindi io penso che probabilmente anche per gli altri non è così lampante farsi una domanda, perché presuppone che uno abbia digerito e sappia cosa chiedere potrebbe essere difficoltoso quindi magari eh, o comunque chiedere a qualcuno visto che loro tra di loro alcuni si conoscono altri no magari possono fare riferimento a me o a te eh, se vogliono contattarti ok certo comunque per eh, capirci per capirci con una metafora la differenza è tra la grande distribuzione alimentare è la piccola bottega del commercio eco solidale in un caso abbiamo un grande blocco economico centralizzato in un altro caso abbiamo tante piccole realtà di comunità autogestite perché poi ogni bottega del commercio eco una realtà a sé che ti, si autogestisce e si auto organizza qual è la cosa bella non è solo il fatto di scrivere e di scambiare i contenuti in un ambiente orizzontale, in un ambiente dove si condividono dei principi, in un ambiente dove ci riconosciamo nell'orientamento della comunità. Ma la cosa bella è anche quella di esercitare la cittadinanza attiva nel villaggio dei social network. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se tu non potrai mai andare da Facebook e da Twitter a dire, senti perché questa regola qua non la cambiamo, voi capite bene che in una comunità più ristretta le regole possono essere discusse e chiarite. Vi faccio un esempio. Noi non avevamo ancora delle regole sugli account parodia. È venuto un ragazzo che era stato bandito da twitter perché ha fatto la parodia di confindustria prendeva in giro confindustria solo che alla fine pensavano che era l'account vero di confindustria perché eh, alla fine erano cose talmente assurde da risultare verosimili e quindi da twitter hanno cacciato via una due tre volte e io l'ho invitato a venire da noi però non avevamo una regola sugli account parodia e quindi interagendo con lui abbiamo detto che gli account parodia sono consentiti purché ci sia un'indicazione che faccia capire che si tratta di una parodia per non trarre in inganno chi fa parte della comunità. Va bene così? Cioè c'è una persona che viene, porta delle nuove esigenze, si, discute, si discutono insieme le regole di convivenza civile. E vi devo dire che cercando di gestire un po' l'attività di questa piccola comunità chiamata sociale.network, che si affaccia su questa grande comunità globale che si chiama Diverso, questa galassia di nodi federati. È, è un esercizio culturale molto utile e è molto dal punto di vista de, de, dell'arricchimento personale. Per me è stata una cosa bellissima ragionare sulle regole di convivenza civile, cioè dove comincia il diritto della persona di essere anonimo e dove inizia il mio diritto di eh, garantire che non si infiltrino persone anonime con cattive intenzioni. Questa cosa è eh, un'esperienza di partecipazione e penso che sia anche un po' il futuro della dimensione dell'analisi politica, tale per cui io mi chiedo ancora in Italia perché un partito politico che ha degli obiettivi e li vuole portare avanti anche sul fronte culturale, non realizza, non utilizza queste tecnologie a scopi sociali. Vi posso far vedere come sono state utilizzate a scopi di propaganda d'odio. Perché? Perché una certa organizzazione politica chiamata Lega Nord ha fatto peggio di quello che ha fatto Cambridge Analytica, perché Cambridge Analytica pescava nel mucchio. Eh, la Lega Nord ha fatto questa cosa che adesso vi condivido. Allora, a un certo punto, che cosa è successo? Che sulle pagine, eh, sulle pagine social della Lega sono usciti questi annunci, ho bisogno di te, diventa portavoce Twitter. E quindi, cavoli, c'è il capitano che ha bisogno di me, io sono importante, lui mi guarda negli occhi, punta il dito verso di me, posso diventare protagonista. Dopodiché, che cosa è successo? Che chi ha cliccato su questa roba qua in realtà ha dato alla Lega Nord il controllo dell'account e quindi tu hai gente, degli sprovveduti che si sono trovati a dire le stesse scemenze scritte da, eh, dal Prop dal, da, da, da quello che gestisce la propaganda della Lega Nord, scriveva tra pochissimo. Salvini, intervistato da Floris, tutti sintonizzati, e ti vedevi centinaia di, 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 di minus abens che erano stati a cui, che avevano incautamente affidato il controllo dei loro account a un partito politico, che si trovavano automaticamente a fare da pappagalle, a fare da fotocopie. Ora, eh, questo, questo sistema. È stato adottato anche dall'estrema destra statunitense che si è creato un social network chiamato Parler, dove si stanno dando appuntamento i suprematisti bianchi, i trampisti, i populisti, quelli che fanno le cospirazioni, quelli che sostengono la pseudoscienza, che negano il cambiamento climatico di, di origine antropogenica, sovranisti. E chi è che ha messo i soldi qua dietro? che è un altro di quelli che ha fondato Cambridge Analytica quindi vedete che tutto il cerchio si chiude allora la mia domanda è perché se l'estrema destra statunitense riesce a organizzarsi su una piattaforma di social network non lo può fare anche la sinistra italiana ed è per questa ragione che noi qui su sociale.network abbiamo messo come indicazione allora il simbolino del coal abbiamo messo che questo è un ambiente di confronto per pacifisti anarcolibertari ecologisti antimilitaristi anticlericalisti antirazzisti, antifascisti e ogni altro genere di persone che si riconosce in un'area culturale progressista umanitaria eh, che cerca un, un destino migliore per tutti quanti e non solo per la per la propria categoria eh, quindi noi al tempo stesso, ragionando di queste cose, siamo al cuore del discorso, siamo al, al cuore della tecnologia moderna e siamo al cuore del dibattito politico. Cioè è come se ai tempi in cui la lotta politica si faceva in fabbrica, si potesse costruire una fabbrica gratis nell'isolato accanto, non era possibile, ma oggi possiamo costruire un social network gratis nel complesso. Di decisione politica fosse la fabbrica e non era la fabbrica, era il partito, il sindacato, era l'organizzazione politica. ma Invece adesso è la fabbrica, cioè è il social network il centro di potere economico che oggi è il social network: non è più la fabbrica, e al tempo stesso il luogo di eh, produzione culturale, ovviamente produzione culturale egemonica perché a, avete visto lì. Se c'è un quadro col seno da fuori, anche se sta al Louvre, decide Facebook. Quindi eh, il social network diventa luogo di produzione culturale, luogo di produzione simbolica e luogo di creazione di valore economico. Allora l'orizzonte che noi stiamo cercando di proporre, ma anche a piccoli gruppi locali, perché questi nodi si possono creare anche a livello cittadino, e la dimensione locale è una dimensione strategica da utilizzare per questi. Eh, per questi strumenti, cioè se si vuole fare il social network della città di Vattelapesca, si può fare e, e, e lì tro si troveranno le informazioni specifiche di Vattelapesca, delle battaglie sociali di Vattelapesca, delle associazioni di Vattelapesca, delle iniziative, degli eventi, di tutte le battaglie civili, umane e culturali. Quindi eh, avendo già abbondantemente abusato della vostra soglia di attenzione. Io vi lascio con questo orizzonte, cioè l'uso critico delle tecnologie che ci mette alla pari con i grandi colossi, i, i più potenti network eh, economici e tecnologici, eh, l'uso critico delle tecnologie per portare avanti gruppi di interesse, non grandi contenitori generalisti dove si bisticcia per far fare soldi a qualcun altro, e la creazione di comunità di gruppi di affinità di, 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 di centri di resistenza dove così come ci siamo incontrati noi senza mai esserci visti né conosciuti prima ci si può incontrare con altre persone anche in maniera creativa non solo per bisticciare dell'ennesima aberrazione de, 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 del politico odioso ma anche per conoscerci tra di noi e progettare cose nuove alternative a questo sistema ripeto di potere economico simbolico culturale mediatico e politico nel quale però siamo un po' immersi tutti quanti come i pesci nell'acqua. Io concluderei qui il mio intervento e fermo la registrazione e lascio spazio a tutte le curiosità e le domande che voi potete avere.